per quello che è stata la sua vita al servizio dello sport equestre. Congratulazioni ancora al colonnello Nava, le congratulazioni davvero per una persona che ha segnato profondamente lo sviluppo dello sport equestre nel nostro paese. Ed ora passiamo invece al giusto riconoscimento per i protagonisti della gara, i protagonisti che hanno portato a termine questa competizione. Lo ricordiamo ancora una volta, la gara è intitolata alla memoria di Bruno Scolari, un cavaliere, un campione, un amico che ci ha lasciato davvero prematuramente, tra l'altro componente della squadra azzurra che ha vinto per l'ultima volta la Coppa delle Nazioni qui in Piazza di Siena nel 1985 in sella Joyeux d'Or. Lui è Bruno Scolari. Bruno Scolari che è stato uno dei grandi nomi dell'equitazione sportiva azzurra. Ed è un bel segno che questa gara, una gara in cui i protagonisti sono i giovani, sia intitolata al suo ricordo. Ed ora la signora Luisa Scolari, la mamma di Bruno, accompagnata da Marina Scolari, la sorella di Bruno, consegna il premio, la Coppa Challenge Bruno Scolari, alla squadra che ha vinto la Coppa Bruno Scolari 2013, la squadra del Veneto, guidata da capo equipe Angelo Cristofoletti, dal presidente del comitato regionale, la signora Maria Vittoria Valle e soprattutto i quattro componenti: Stella Marchese, Filippo Bucciarelli, Alice Ulisse, Rebecca Lombardi, la squadra che ha vinto la Coppa dei Giovani, trofeo Bruno Scolari. Le congratulazioni a tutti i protagonisti di questo successo della signora Antonella Dallari, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Ricordiamo ancora una volta Stella Marchese in sella Wessel, Filippo Bucciarelli su Coulord, Alice Ulisse su Pascià del Baroncio, Rebecca Lombardi su Petit Star d'Aguilly. Quindi ora la consegna delle coppe offerte dalla Federazione Italiana Sport Equestri ai componenti della squadra che ha ottenuto la vittoria. I consiglieri federali Gabriele Tibaldo, tra l'altro veneto, quindi sicuramente ben felice di trovarsi in questa circostanza protagonista in campo, la signora Renata Raineri, il dottor Stefano Romiti, il generale Amos Cisi e naturalmente la presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Antonella Dallari consegnano i premi ai quattro protagonisti di questa grande vittoria, di questa emozionante vittoria. Ancora Giuseppe Moretti, che Giuseppe Moretti, abbiamo detto l'importanza degli istruttori, Ludovico Nava è stato certamente l'anima tecnica della categoria. Giuseppe Moretti ha il grande merito di presiedere un'associazione che è nata proprio per riunire la professionalità degli istruttori di equitazione. Giuseppe Moretti, accompagnato dal generale Amos Cisi, ora consegnerà le coccarde, il premio offerto dall'Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione, al capo equipe della squadra che ha conquistato la vittoria, Angelo Cristofoletti. Ecco la consegna del premio offerto dall'ANIE. Maria Vittoria Valle sorridente e felice per la vittoria della squadra del comitato da lei presieduto. Questo è un bel momento anche per tutti i presidenti dei comitati regionali d'Italia, perché in qualche modo
i ragazzi che sono presenti qui esprimono la realtà sportiva delle varie regioni italiane, quindi insomma è un momento davvero importante. Ora l'Associazione Proprietari Italiani Cavalli d'Equitazione, l'APICE, rappresentata dal direttore della stessa associazione, il dottor Matteo Gavoardi, consegna la coccarda, la speciale coccarda offerta appunto dalla stessa APICE, l'Associazione Proprietari Italiani Cavalli d'Equitazione. Passiamo alla squadra che ha avuto il grande merito di portare al barrage la prova, il trofeo Bruno Scolari. Poi insomma sapete, nel barrage bisogna anche dire che, come sempre accade nei barrage, chi parte per primo ha un minimo di svantaggio rispetto all'avversario. È stato questo il caso dell'Emilia Romagna, ma comunque una gara eccellente, davvero eccellente, quella condotta dall'Emilia Romagna. Emilia Romagna agli ordini del capo equipe Gianluca Pannizzi, secondo posto con Alessandra Fuzzi su Wubert, Margherita Melegari su Vonia van der Rosheve, Maria Ludovica Longobardi su Star Apple, Michela Grossi su Acodusa. Le congratulazioni alla signora Maier, presidente del comitato regionale, al capo equipe Gianluca Palmizzi, capo equipe della squadra e oltre che cavaliere in gara nello XIO di Roma, uno dei cavalieri italiani che, tra l'altro, è bene ricordare che Gianluca Palmizzi, visto che stiamo parlando di giovani, Gianluca Palmizzi è stato il cavaliere che da più giovane ha vinto il titolo di campione d'Italia assoluto, aveva 19 anni. È stato campione d'Italia a 19 anni Gianluca Palmizzi, quindi chi meglio di lui potrebbe capire, sentire e vivere le problematiche dell'equitazione giovanile. Davvero un campione formidabile Gianluca, che tante volte è stato presente qui in Piazza di Siena in sella ai vari cavalli da lui montati, lo è tuttora con i suoi giovani cavalli che sono cresciuti per arrivare poi a questo grande risultato. Passiamo ora alla squadra che ha occupato la terza posizione, la squadra della Campania, il capo equipe Fabrizio Spanò, la squadra composta da Sergio Morgillo su Corail du Loir, Alessandra Pastore su Utopia, Riccardo Bucci De Santis su Power ed Antonio Giuliano su White Spirit. La premiazione dunque per i protagonisti di questa terza posizione conquistata dalla squadra campana. Bisogna davvero dire una bellissima edizione del trofeo Bruno Scolari di questa Coppa delle Regioni, una bellissima serie di gare, un bel duello, una finale appassionante. Ed ora i ragazzi sono qui in campo a ricevere terza posizione della Campania. Ora passiamo alla consegna delle coccarde per le squadre che hanno occupato le posizioni alle spalle delle prime tre. Al quarto posto esequo in realtà ci sono ben 5 squadre, tutte a pari merito. La squadra del Piemonte con Giulia Levi, Giorgia Reali-Sluck, Melissa Ambrosetti, Leonardo Daniello agli ordini del capo equipe Gaetan Colantuono. Poi ugualmente al quarto posto esequo la squadra della Lombardia guidata da Emilio Puricelli con Arneo Doneven, Noemi Aprile, Lucrezia Romani, Filippo Garzilli, Alice Mauri. Ancora il quarto posto esequo per la squadra della Sicilia guidata da Salvatore Macirca con Sebastiano Clemenza, Ilaria Porto, Elisabetta Macirca, Gabriele Carrabotta.
Ancora al quarto posto ex-equo la squadra della Puglia, guidata da Mario Galati, con Maria Luisa De Vitis, Lucia Romano, Giulio Torsello, Giulia Mariano. E poi ancora al quarto posto ex-equo la squadra dell'Umbria, guidata da Marco Paradisi, Michela Barberini, Costanza Santori, Arianna Ruocco, Francesco Zaiotti. Al nono posto, agli ordini del signor Antonio Tabarini, la squadra delle Marche, con Elisa Pompilio, Elia Villotti, Susanna Musante, Nausica Pasqualini, Lorenzo Barbadoro. La decima posizione della squadra dell'Alto Adige, agli ordini della signora Melanie Gruber, con Luna Rosso, Christopher Dimberger, Caroline Dorfer ed Asia Rosso. La Liguria all'undicesimo posto, guidata da Angelo Bollino, con Valentina Guzzi, Giorgia Ertola, Matilde Masetti, Carlotta Aliboni. Il dodicesimo posto della squadra del Lazio, guidata da Piero Coata, con Luigi Del Prete, Benedetta Germani, Giorgia Argomenti, Simone Giungarelli. Il tredicesimo posto della squadra toscana, agli ordini del signor Daniele Del Marco, con Timothy Mori Ubaldini, Arianna Pecorari, Sara Canaccini, Lorenzo Triarico. Ex-equo al tredicesimo posto la squadra del Friuli Venezia Giulia, guidata da Pietro Montanari, con Anna Buzzolini, Virginia Basso, Anna Brendolan, Francesca Radin, Giulio Carpigiani. Tredicesimo posto ex-equo la Calabria, guidata da Pasquale Cicciù, con Daniele Mercurio, Giulia Colosimo, Alfredo Argento, Francesco Notaro. Ed infine la squadra della Basilicata, Vincenzo Tucci, il capo equip, la composizione di Luigi Esposito, Antonio Castelgrande, Tommaso Gerardi, Benito Gerardi, e la squadra del Molise, guidata da Giuseppe Di Buono, con Lucia Milella su Parabol, Alessio Vitullo, Giulia Prete e Roberta Fiorino. Queste dunque le squadre che hanno preso parte a questa edizione del trofeo Bruno Scolari. Intanto vedete che le autorità in campo stanno provvedendo alla consegna delle coccarde a tutti i partecipanti a questa edizione della gara. Da questa gara, per meglio dire, oltre ad una classifica a squadre, viene prodotta anche una classifica individuale che tiene conto dei risultati e delle prestazioni di ciascun binomio. Ora passeremo alla premiazione della classifica dei protagonisti di questa classifica, la classifica individuale, che vede come primo classificato Leonardo Daniello della Società Ippica Torinese.
Leonardo Daniello della squadra del Piemonte, ovviamente della società ippica torinese, dovrebbe essere in campo. Dovrebbe essere in campo, lo invitiamo ad avanzare, il primo classificato nella graduatoria individuale.